Era una domanda che mi sono posto appunto perché una sera stavo guardando questo film di Dario Argento che si chiama Profondo Rosso e una delle scene iniziali c'è il ragazzo, l'uomo che cammina per strada e vede quello che sta succedendo all'interno del palazzo ed entra e, per andare a vedere che cosa sta succedendo. Alla fine del film io ho cominciato a interrogarmi un po' nei giorni a venire su in che situazione mi sarei potuto mai mettere io in pericolo per aiutare qualcun altro. Inizialmente avevo pensato a una casa in fiamme, poi l'associazione più veloce è stata: ti vedo una casa in fiamme, molto probabilmente chiamo dei pompieri e non vado io a mettermi completamente in pericolo. E quindi ho pensato alla cosa più pura che ci fosse in assoluto, che sono appunto i bambini. È un titolo molto forte, molto evocativo, però è anche una cosa che ho partorito ormai quasi 4 anni fa. È un disco a cui sto lavorando da tanti anni, poi un po' complice il Covid e i tempi che si sono dilatati, sta vedendo la luce oggi. Non è un disco sociale, non è un disco politico, è semplicemente un insieme di emozioni e sensazioni che ho provato io, soprattutto in quel periodo storico, e comunque poi risulta essere anche molto attuale per i giorni che stiamo vivendo in generale, da un po' di anni ormai, no? Se prendiamo appunto magari in analisi i vari conflitti che sono scoppiati da qui al 2020 o in generale tutti i fatti di cronaca che un po' hanno colpito tutti. Io ricordo magari vividamente che quando stavo iniziando a scrivere il disco era successo di poco anche tutta la faccenda di Black Lives Matter, così come magari l'esplosione dei femminicidi, tutte queste cose, che sono cose che mi hanno sempre un po' colpito, diciamo, no? Per l'indifferenza che poi creavano intorno. E quindi ho voluto cercare di raccontare una cosa del genere, non ci sono riuscito, perché comunque sono temi molto difficili, e quindi ho cercato di creare diversi layer di lettura in questo disco. Il disco è un disco pop, principalmente, però allo stesso modo ho inserito all'interno di questo disco una chiamata d'emergenza, che poi si sentirà, dove c'è questo uomo che cammina per strada e incontra una casa in fiamme, chiama un centralino dei soccorsi. E lì ci sono un po' dentro tutte le domande che mi sono posto io, no? Quindi cosa farei, cosa non farei, eccetera, eccetera. Questo l'ho fatto perché secondo me, uno, come ti dicevo prima, non è facile parlare di certe cose senza cadere nell'ipocrisia, soprattutto. E poi non era nemmeno il mio obiettivo, perché comunque il mio mezzo, la musica, quello che utilizzo come mezzo di comunicazione, vuole essere anche quello che poi ritengo sia anche la musica, quindi intrattenimento principalmente, non didattico. Quindi volevo parlare di qualcosa senza risultare un professore o pesante. Considera che io sono uscito con l'ultimo disco nel 2020 e già a fine di questo disco, quindi fra il 2019-2020, stavo già cominciando a scrivere cose nuove. Poi appunto c'è stato il Covid e ha dilatato un po' il tutto, però all'interno ci sono magari pezzi che io ho registrato nel 2020, per farti capire. E escono oggi nel 2024, quindi è bello lungo come gestazione. Io tendo sempre a pensare ai progetti a livello di concept, quindi Mostri contro fantasmi, che era il disco prima, parlava della paura, questo parla dell'indifferenza. Ho già in mente di cosa vorrei parlare nel prossimo, quindi mi piace sempre magari prendere un macro argomento e poi da lì tirare fuori, appunto, andando avanti a scrivere in studio in base a quello che vivi, poi prende forma. Poi tante volte hai delle idee che non si materializzano, no? C'era, fa ridere citare Mike Tyson, però diceva: tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in faccia, quindi tu ti fai i tuoi piani, no? Poi succedono altre cose. In realtà idealmente richiede 36 minuti di vita, perché dura così. Io sono cosciente del fatto che fare concept album o album che debbano essere ascoltati in ordine sia molto sfidante. Però allo stesso tempo quello che ho provato a fare io come esercizio è stato cercare sì di creare una connessione tra tutti i pezzi, ma rendere ogni pezzo unico, singolo. Quindi cioè, uno può tranquillamente ascoltare un pezzo da solo senza che comunque sia strettamente collegato all'altro. Ho provato a invogliare l'ascolto mettendo appunto questa chiamata d'emergenza che è una vera e propria narrazione, quindi a volte ti capita di finire una canzone, c'è queste due persone che parlano e magari ti viene da chiederti cosa succede poi, e quindi è un po' lì il mio fil rouge per cercare di fare in modo che le persone l'ascoltassero in ordine.
non c'è niente a caso in realtà, cioè, la chiamata d'emergenza viene messa prima di certe canzoni e quelle canzoni spesso parlano di quello che si dice nella chiamata d'emergenza prima. La chiamata l'ho scritta sempre io, poi l'abbiamo fatta recitare da due attori, uno texano, un'altra di Londra, che hanno appunto tutte e due ovviamente madrelingua inglese, che hanno poi recitato questa cosa. E in Ci sono dei bambini, che è l'EP che precede il disco, si parla della seconda parte del disco, e se tu vai ad analizzare il titolo, in quella casa in fiamme ci sono dei bambini, è la seconda parte del disco, ed è tutti e tre i pezzi fanno parte della seconda parte del disco e sono pezzi più introspettivi, più cupi, perché anche il disco ha una divisione abbastanza netta sulla prima parte, che è una parte musicalmente molto ritmata, molto forte, molto veloce, la seconda parte invece più cupa, più introspettiva, che anche lì è collegato al fatto che nella prima parte del disco c'è questo signore che incontra la casa in fiamme e dalla metà parte del disco in poi ci entra dentro, quindi è tutto molto collegato. Allora, è una gran domanda, è una domanda a cui in realtà non sono mai arrivato a una vera risposta. Credo che sia un po' un insieme di tutto, c'è molta sfiducia nel prossimo, perché comunque non abbiamo esempi virtuosi intorno a noi, o comunque quando li abbiamo tendono a non essere troppo messi in risalto. Io vengo da una famiglia di giornalisti e bene o male, adesso non voglio fare il metro di paragone dell'universo né il saccente, però sappiamo che l'editoria o in generale l'informazione si muove molto più sullo scandalo che sulla virtù, no? Quindi anche magari il fatto che giornalmente noi siamo più abituati a sentire notizie negative che positive, può anche influenzare il comportamento che noi abbiamo durante la giornata. E in più credo che sia dovuto anche al fatto che c'è tanta paura, c'è paura in generale, è dovuta a chissà quante cose, Sì, infatti. incertezza, futuro, poca solidità, qualsiasi cosa. Il disco comunque parla sì di queste cose qua, ma forse il pezzo più didascalico è proprio Casa in Fiamme, poi i restanti sono molto esperienze di vita traslabili su questo messaggio. Dal punto di vista musicale sono molto fortunato perché lavoro con questi due produttori che si chiamano Granato. Sono due ragazzi molto giovani, di 25-26 anni, può essere che sbagli, ma comunque l'età è quella. E sono molto capaci, uno laureato in jazz, l'altro polistrumentista, quindi da quel punto di vista io non so suonare niente, ovviamente, so solo dire quello che mi piace. Quindi a quel punto di vista avevamo ben chiara la sonorità, ed è una sonorità che comunque voleva richiamare un po' spesso l'horror, soprattutto nella parte iniziale del disco. Infatti si utilizzano tanto sintetizzatori anni 80, quelli che magari potevi sentire anche con Goblin, Moroder. Abbiamo suonato con degli strumenti proprio anni 80 che abbiamo comprato apposta, tipo Juno, per ridare un po' quell'atmosfera evocativa. Cupa, come poi abbiamo visto anche di recente, è successo con Stranger Things, che è serie TV Netflix completamente contornata da strumenti sintetizzatori modulari. Voleva richiamare un po' quella cosa. Quindi a livello di definizione musicale avevamo già ben chiara l'idea di cosa fare, ed era utilizzare quattro strumenti per tutto il disco, che fossero quelli continuamente. E poi sì, ovviamente tante cose magari erano diverse da come ci aspettavamo e sono un po' cambiate in corso. Matilde, che è una ragazza che ho scovato su internet, così come era successo con Edo Nico ai tempi, io ascolto molta musica e in generale mi piace sempre andare a cercare chi fa musica, perché lo fa, come lo fa. E ho scoperto lei e sono rimasto colpito dalla sua voce. Fortuna voleva che il suo manager era in contatto con altre persone che conoscevo, quindi ci siamo contattati, ci siamo prima visti molto, perché io ho questo modus che ogni volta che faccio una collaborazione devo almeno conoscerti un po' a livello umano per capire se abbiamo qualcosa da dire, perché sennò è solamente io canto qua e tu canti qua. Con lei ci siamo visti un po' di volte, lei è molto giovane, viene dalla Svizzera, voce angelica ed è anche molto brava a scrivere. Infatti una delle cose che mi è piaciuta di più è che avesse comunque capacità espressiva, e abbiamo fatto questo pezzo che si chiama Facile, che è un pezzo a cui sono molto legato, mi piace molto perché è un po' il tormento d'amore, no? Quando dici che è tutto facile, in realtà non lo è per niente. E la seconda collaborazione invece è una collaborazione di cui vado molto fiero, perché è con Gammon, che per me è un grandissimo artista e secondo me lo sta dimostrando molto anche attualmente, col fatto di essersi reinventato con una cosetta così. Questo spettacolo che sta portando con successo, perché credo che abbia superato le 50 date quest'anno, se non sbaglio.
E con Gaemon invece è nata, io sono fan di Gaemon da quando ero piccolo, quindi da tantissimo so tutti i suoi dischi a memoria, e quando uscì il disco Mostri contro Fantasmi ci siamo sentiti per il disco, perché appunto gli era piaciuto, eccetera, eccetera. E da lì siamo usciti tante volte, fino a quando poi non abbiamo fatto questo pezzo che si chiama Compromessi, che in realtà nel ritornello si dice proprio che non vogliamo più scendere a compromessi, anche se in realtà io ho scelto la persona che forse artisticamente ha avuto più compromessi positivi di tutti, perché appunto si è sempre reinventato da rapper a cantante, ha fatto Sanremo, ha fatto questo adesso, e sono compromessi comunque che magari esternamente possono risultare difficili, però lui li ha sempre portati con eleganza, insomma. Per quanto riguarda Sanremo, a me piacerebbe molto, però mi piace anche sempre fare le cose con le tempistiche giuste, a volte anche un po' troppo, visto che sono su 4 anni a far uscire un disco, però mi piacerebbe, mi spaventa ovviamente perché è un palco molto suggestivo dove è stato calcato dai più grandi della musica italiana. Mi piacerebbe immaginarmi lì più avanti. In realtà abbiamo un po' di date che stiamo programmando, che comunicheremo credo a breve, perché adesso siamo molto focalizzati sull'uscita del disco, però la data più recente che avremo è quella di 28 giugno al Valley nel Tolentino. È un palco molto bello e sono molto contento di suonarci, perché al di là del fatto che sia molto suggestivo, è un palco di caratura grossa ed è una cosa su cui voglio misurarmi per vedere come va. Perché io sono molto forte a spronarmi, ma poi comunque tutto ciò che è pauroso lo subisco anch'io, quindi da una parte mi eccita, dall'altra mi spaventa. Cioè, è tutto un po' un'aspettativa mia. Poi alla fine, nel momento in cui devo fare quello che devo fare, va sempre tutto bene, mi diverto sempre molto. A me uccide l'attesa. L'attesa prima del, poi quando sono sopra non c'è un altro posto al mondo dove vorrei essere.